sistemi di regolazione. Come diceva prima Davide, magari può essere necessario e può essere anche effettivamente un modo per ridurre i consumi, modulare quello che l'impianto aspirazione sta aspirando sulla base di quello che è la richiesta effettiva, cioè il bisogno effettivo. Sostanzialmente, come ha fatto vedere lui, prima ci sono gli inverter, che i tecnici chiamano variatori di frequenza, non chiamateli inverter se non si arrabbiano. Anche in questo caso però bisogna stare attenti, perché l'inverter va molto bene se si deve solo scendere lungo questa curva, cioè non cambia niente nell'impianto, voglio solo abbassare la portata che devo aspirare. Se devo variare qualcosa nel circuito, magari la nuova curva resistente è un po' più verticale, quindi con l'inverter rischio di andare comunque in una zona di pompaggio. Quindi comunicate, se dovete comprare il ventilatore, sia per venderlo a un vostro cliente o se lo state comprando per un vostro impianto, comunicate sempre i vari punti nei quali volete far lavorare la macchina, in modo che chi vi dà il ventilatore, se lavora come si dovrebbe lavorare, vi dice anche se è idoneo utilizzare un inverter oppure se bisogna passare alla serranda di regolazione. Le serrande di regolazione sono di tipo circolare o rettangolare, non sono le farfalle, le serrande farfalle non vanno bene, neanche le bigliettine, perché la serranda per regolare deve creare un vortice, una rotazione all'aria che ingresso al ventilatore, tale da proprio cambiare le prestazioni della curva che il ventilatore fornisce, che va a modificare, a chiudere la curva di pressione che il ventilatore dà. Quindi agisce proprio sulla, si dice, sui triangoli di velocità, sulla fluidodinamica del ventilatore. Spesso si fa una regolazione utilizzando le serrande sulla mandata, ma questa non è una vera e propria regolazione, è semplicemente un aumentare le perdite di carico dell'impianto, perché è a valle del ventilatore, quindi si aumenta la resistenza che il ventilatore riceve e, come visto prima, a furia di aumentare la resistenza si muove a sinistra finché non si arriva nella zona di pompaggio, se dovete scendere molto di portata. Bandite questo tipo di serrande a farfalla o a ghigliottina sulla mandata come regolazione.